Buonasera, un brindisi al campione. Felicitazioni. Grazie. Si è andato un po' troppo serio. Dobbiamo festeggiare questa vittoria. Siamo qui con Enel Bucchino, il campione. Un applauso. Bravo Enel. Abbiamo Giacomo del Carioca. Ancora il braccio indossato. Allora, per iniziare subito la consegna del trofeo da parte della moglie futura, è convinta di questo matrimonio che sta facendo? Sì, un campione. Allora, per prima cosa, sei felice di aver vinto questo trofeo? Contentissimo di aver vinto il torneo. Era già la terza volta che partecipavo, mi sono andato sempre molto vicino e stavolta è stata la volta buona che ho portato a casa la coppa. Parlaci un po' delle tue origini. Quando ti sei scoperto calciatore? Inizialmente i miei primi passi sul campo da sono stati in porta, facevo il portiere. È una notizia un po' bomba di mondo. Sì, con la scarsità di portieri al giorno d'oggi. Avrei giocato sicuramente titolare in tutte le squadre del torneo. Vabbè, già no, poi dopo dei miei amici che praticamente notavano nel mio sinistro qualcosa di particolare. Sulla spiaggia. Ti hanno mangiato, cioè, E senti, è 40 anni, quindi che si prova a vincere? Nonostante l'età, diciamo che sono 38, per 40 anni. Ma di un Twitter da internet dicono che se tu ti senti, cioè la tua squadra si sente superiore a quella del 1926. Da Varese. Va bene, io penso che siamo stati da Varese. Io penso che la svolta del torneo è stata proprio la partita contro il 1926, lì che praticamente ci siamo giocati. Andato o ritorno? Siamo andati di ritorno, stavamo a pari punti e il 1926. Lo scontro diretto, diciamo. Venivano da una serie di vittorie. È stato lo scontro diretto che praticamente abbiamo dominato. Fermati. E abbiamo vinto una grande partita, abbiamo vinto. Da sposato credi di poter vincere ancora? Sì, penso che deve essere uno stimolo in più dopo sposato, perché il 27 convolo a nozze e non a caso mi sono regalato questo torneo proprio per festeggiare l'evento. Lo metterò a tavolo di Francesco Bene. Assolutamente. Allora, invece tu Giacomo, come mai non hai giocato più? Purtroppo io ho avuto questo infortunio lieve e non ho potuto giocare più. Spero che il prossimo torneo sono di nuovo in campo. Ma è vero che dai fastidio a Bosellano? Sì, do un po' fastidio perché vedo delle situazioni tecniche del mio, diciamo, giocatore, presidente della squadra, che non si devono fare quelle cose. E il pallonetto? Il pallonetto che non gli viene, lui purtroppo vuole emulare a Totti, ma... No, non a Totti, a quel link che abbiamo visto sul gruppo, quello che ha caricato Francesco, vediamo che calcia. Sì, però comunque lui non gli riesce. Vabbè, facciamo un saluto anche a... Sì, è stato un sacro.